l'uomo sia un animale conformato per evolversi per andare in avanti. Ok, tu leggi prima. Dico, un maestro è prima di tutto inconsapevole di esserlo. Chiedo dal maestro. Qua magari anche arrabbiata. Ma dici? Sì, sì. Perché tu finisci con il fiore, no? Sì. Quindi siamo una cosa poetica. Esatto. Molto interessante il ballare. Questo c'ha qualcosa che è bello. Poi tu giochi a calcio. Poi tu ti metti a giocare a calcio. Aiuto. Dai, dai. Corre l'anno 2010. Vengo da 2 anni di estrema fisicità. Io nel 2008 ho fatto una personale alla Rotonda della Besana, nel 2009 ho fatto una personale in triennale. Allora quest'anno ho deciso di smaterializzarmi essenzialmente. Quindi mi sono espresso in parole. Parole che faccio portare in scena i due attori preferiti, che sono quelli lì, che sono Stefania Rocca e Filippo Timi, i miei adorati, ai quali faccio recitare questo libro che è in forma di conversazione. Infatti l'ho scritto io con domande di Francesca Alfano Miglietti, che è la critica d'arte. E sarà bellissimo perché domani lo portiamo in scena qui al Teatro Franco Parenti, alle 20:30, domani 13 aprile, oggi 12. E sono molto contento di questo. Io in qualche maniera voglio sparire, voglio dissolvermi. Quest'anno in effetti sarò soltanto Motion Pictures per abitare.it e sarò verbo attraverso le loro bocche. Voglio dissolvermi. Ok. Uno spettacolo di schizofrenici, praticamente. Domani seguiremo alcune tracce. Alcune tracce lasciate da me stesso a Driade, di questa maschera inquietante che ha nome Nemo e che vedremo di persona. Poi andremo da Cartel, dove c'è l'amico Togugino Shoka che ha fatto una serie che si chiama Invisibles. Sono veramente curioso di vedere che ha combinato sulla traccia, sull'eredità spirituale di Shiro Kuramata. Andremo anche da Skitch a vedere cosa ha fatto Luca Nichetto, Stefano Giovannoni, insomma questa nuova speranza dell'industria italiana che è Skitch. Vediamo che cosa ci regalerà domani. A domani.